Tutti quanti, rieccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda tutti i giovedì da Radio Gamma 5. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vedo il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, una piccolissima precisazione per questa sera. Questa sera dovevo continuare il crogiolo dello stregone, cioè no, scusate, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. In realtà lo rimando al prossimo giovedì. Perché? Perché sollecitato da alcune cose, sollecitato da alcune questioni, mi hanno detto, ma cos'è il proselitismo? Cosa significa il termine pagano, cioè, pagano di proselitismo? Cioè, se io dico faccio del proselitismo, cosa significa per un pagano dire fare del proselitismo? E cosa significa invece per un cristiano, per un musulmano, per le religioni rivelate? Allora, mi hanno chiesto di precisare questo concetto, cioè il concetto pagano del proselitismo. In realtà il termine proselitismo è un termine usato in maniera distorta per quello che ci riguarda, cioè non ha lo stesso significato che gli viene dato dal cristianesimo, dalle religioni rivelate. E allora lo uso a livello di provocazione e questa sera vi leggerò invece cosa intendiamo noi pagani quando parliamo di proselitismo, che non parliamo mai di proselitismo perché è un termine che non abbiamo mai usato. Ma siccome da un paio di parti mi è venuta l'accusa che vengo in radio per fare proselitismo, e allora è giusto che anche chi mi ascolta sappia cosa significa per un pagano, cosa significa per un apprendista stregone fare del proselitismo, cioè che significato ha questa parola all'interno del paganesimo e della stregoneria, che, ripeto, è un significato diverso dal significato che ne danno le religioni rivelate. Questa sera vi leggerò questioni a proposito del proselitismo al posto di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Siccome è più corto che non il pezzo che vi ho letto l'altra sera, giovedì sera, che era liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, ci sarà spazio anche per telefonate, anche se purtroppo, come sapete, ci sono un paio di sciacalli che cercano di bloccare in tutti i modi la trasmissione. Però, vabbè, insomma, ci sarà posto per le telefonate. Bene, detto questo, oggi riprendiamo i discorsi che abbiamo lasciato l'altra volta, ed è gli oracoli caldaici, no? L'altra volta abbiamo fatto alcuni passi degli oracoli caldaici in cui abbiamo visto alcuni concetti di padre, e che cosa intende per esempio il paganesimo politeista col termine, cioè il paganesimo politeista col termine di padre. Il termine, ogni termine che voi trovate a livello religioso e a livello filosofico, a livello esoterico, eccetera, viene usato in significati diversi. Perché questo? Perché le culture delle persone, le filosofie delle persone lo hanno costruito in significati diversi. Allora, con un termine non significa necessariamente quella e solo quella cosa, ma all'interno del contesto in cui quel termine viene usato assume un significato diverso. E noi stabiliamo il nostro significato, cioè il significato che i termini e le cose assumono all'interno della nostra struttura di pensiero. È chiaro che un'altra struttura di pensiero significano cose diverse. Per esempio, oggi come oggi incontreremo un termine particolare. Oggi nel leggere gli oracoli caldaici troveremo un termine che è monade, no? Monade, che per noi è l'essenza dell'energia vitale che diventa consapevole e spinge per la dilatazione. Ma monade per noi è una concentrazione essenziale, cioè la concentrazione pi più piccola di energia vitale che spinge per espandersi, cioè la più piccola forma di energia vitale che diventa consapevole di se stessa e spinge per espandersi.
ma lo stesso significato in maniera diversa o leggermente diversa nelle varie strutture filosofiche voi lo troverete messo in maniera diversa, voi lo troverete letto in maniera diversa. Allora, se voi leggete un testo nel significato che ha il paganesimo, i termini vengono usati all'interno del significato che gli dà il paganesimo, non all'interno del significato che gli dà, non so, credo che monade fosse un termine ripreso anche da Leibniz nella sua struttura filosofica, ma Leibniz gli dà un, se è Leibniz, perché non sono sicuro, gli dà un significato al termine, noi a quel termine diamo un altro significato, cioè per noi la monade è essenza dell'energia vitale che diventa consapevole e spinge per la dilatazione, essenza vuol dire la parte più piccola, cioè l'essenziale, ciò che non, meno di quello non può essere. Ecco, per cui per noi monade è inteso in questo senso, e in questo senso è anche inteso dalla stregoneria. Dopodiché un cristiano può intenderlo in maniera diversa, un filosofo di una scuola può intenderlo in maniera diversa da un filosofo di un'altra scuola, ma quello è il nostro modo di intendere. E passiamo al frammento numero 11 della serie di cui vi ho già parlato. Il frammento 11 dice: intuendo l'eccellente in se stesso, dove la monade paterna dimora. Una cosa prima di incominciare. Mi è stato chiesto dove si trovano questi frammenti. Allora, questi frammenti sono frammenti all'interno dei lavori che fece Proclo nel commento del Timeo, del Parmenide, cioè di alcune opere di Platone. Cioè, commentando alcune opere di Platone, di Proclo ci sono rimasti alcuni lavori, ci sono questi frammenti degli oracoli caldaici. Altre cose ci sono, credo, in Damascio e altre qua e là. La difficoltà nel commentare questi frammenti è che occorre non solo estrarli dal contesto in cui Proclo, Damascio e tutti gli altri li hanno inseriti, ma occorre anche riprendere la visione dall'inizio. Per cui vediamo il frammento 11. Intuendo l'eccellente in se stesso, dove la monade paterna dimora. Questo è il frammento 11. Ed è appunto perché ogni cosa è scaturita dallo stesso fuoco che la coscienza di sé e della natura riconosce l'eccellente entro se stessa. Quell'eccellente nel quale accumula ed accresce la propria coscienza e la propria consapevolezza. Quell'eccellente che solo in modo accidentale appartiene a quella forma, ma che dal momento che quella forma lo contiene può crescere e svilupparsi soltanto se quella forma riconosce l'eccellente in se stessa. L'eccellente non è oggetto sconosciuto, ma è elemento centrale della costruzione dell'essere cui appartiene. Quell'eccellente è la monade del Padre. Quell'eccellente è quella parte del fuoco da cui ogni cosa ha origine, ma che di quel fuoco mantiene la consapevolezza relativa all'oggetto a cui essa appartiene. Scusate un attimo, quella monade è energia vitale, essenza della coscienza di sé, pronta ad alimentare ogni processo di trasformazione per crescere e diventare autosufficiente non appena il corpo fisico non sarà più in grado di incubarla e alimentarla. Monade è la quantità intima dell'oggetto che costruisce la propria coscienza e la propria consapevolezza. Sebbene l'oggetto sia relativo al proprio divenuto e adatta a se stesso attraverso necessità all'oggettività che incontra e che è in grado di percepire e descrivere, intuisce che una qualità eccellente cresce in lui, quella qualità che si alimenta attraverso il suo fare e che fonde il proprio futuro oltre l'abisso della fine che la fisicità gli indica. Quell'eccellente che Ecate separa fra il fuoco delle tensioni che divora l'essere nel momento presente dal fuoco della costruzione che prepara lo sviluppo della coscienza futura. La monade sta ad indicare il fuoco dell'energia vitale che diventa consapevole e spinge verso la crescita. Questo sia che la monade sia l'essenza del fuoco consapevole delle galassie, sia che appartenga al più infimo essere della natura. Dunque, questa è una visione che per esempio ha scatenato il panteismo, cioè il panteismo riconosce in ogni oggetto il fuoco del Padre, ma riconoscendo in ogni oggetto il fuoco del Padre, di fatto il panteismo riconosce la coscienza del Padre come formazione di ogni oggetto,
cioè ogni oggetto è privo di una propria coscienza perché rappresenta parte della coscienza più generale, che è il Padre. Mentre invece questo non esiste nel paganesimo, perché ogni monade, cioè ogni coscienza di sé, è un Dio. Cioè è un Dio che si costruisce nell'infinito dei mutamenti, che costruisce la propria coscienza, in quanto non esiste coscienza del Padre, perché il Padre è necessità e intento. Queste due funzioni in stregoneria appaiono come il Padre, perché non può esistere nulla nel presente, nella situazione in cui viviamo, non esiste nessuna coscienza, non esiste nessuna consapevolezza, non esiste nessun Dio che non passi attraverso necessità a cui somma la propria volontà e intento, che è la volontà di trasformazione, che è il fine per cui l'energia vitale passa da uno stadio di inconsapevolezza a uno stadio di consapevolezza. E passiamo al frammento 12. È monade sottile e genera due. La monade è l'essenza sottile che permea l'intero universo. La monade è l'energia vitale che attraversa ogni anfratto dello spazio, spinta da necessità, che è forza come qualità della monade stessa. E la monade genera due. La monade, l'energia vitale, deve comporre due forze nel momento in cui la monade inconscia diventa monade consapevole. Alla necessità che la spinge, somma la propria volontà. Per necessità che spinge, introduce la sensazione nei mondi, introduce il sentire, e il sentire genera il libero arbitrio soggettivo in quanto adattamento alle variabili oggettive incontrate. Necessità, la qualità della monade, si somma a volontà, la qualità della coscienza. Volontà è la qualità attraverso la quale si genera la trasformazione della coscienza, ma la sua costruzione avviene per sviluppo della monade che rappresenta l'essenza della coscienza di sé. Così nell'essere umano la monade è il suo corpo luminoso che cresce e si dilata nel circostante. La dilatazione nel circostante avviene attraverso volontà che si manifesta nelle scelte soggettive del singolo essere umano. Ciò che è uno diventa due. Lo diventano nell'essere della natura come materia e corpo energetico, ma la struttura materiale che partecipa alla natura altro non è che corpo energetico percepito dal soggetto in modo diverso ed è quanto il soggetto è in grado di rinunciare una volta sviluppato il proprio corpo luminoso. Il corpo di energia che l'essere umano incuba è la struttura del suo divenire, la coscienza che costruisce attraverso il suo agire come materia, è la formazione della sua coscienza e il suo adattamento soggettivo alle variabili oggettive, altro non è che il rispetto all'impulso di necessità a cui ha sommato la propria volontà. Un inconscio ha generato due consapevoli che concorrono a formare uno all'interno del gioco universale di dilatazione del consapevole, nell'inconsapevole che lo circonda e che anche attraverso esso diventa consapevolezza. E qui abbiamo l'intervento, la visione di un essere della natura, un essere della natura che passa necessariamente per quello che noi definiamo stadio fisico. Soltanto superando lo stadio fisico in maniera positiva, soltanto costruendo il proprio corpo luminoso e l'essere della natura, costruendo il proprio corpo luminoso attraverso lo sviluppo del corpo fisico, l'essere della natura partorisce il corpo luminoso, partorisce l'essere di energia, trasferisce la coscienza di sé dal corpo fisico al corpo di energia. Soltanto in queste condizioni. E soltanto per quanto riguarda gli esseri della natura. Ricordiamoci che noi guardiamo le cose e alteriamo la percezione in quanto siamo esseri umani, in quanto siamo esseri della natura. Non è che alteriamo la percezione per vedere i percorsi, non so, degli esseri di energia, il loro sviluppo. Noi, quando noi alteriamo la percezione, proiettiamo in percezione alterata ciò che noi siamo, le nostre qualità di esseri della natura. Per questo, per esempio, alcuni pazzi si identificano con Dio, perché quando alterano la percezione ritrovano se stessi al centro dell'universo, cioè si trovano ad essere, cioè si pensano come inviati di Dio o figli del Dio padrone, ma è la loro pazzia. E ricordo sempre che stregoneria significa autodisciplina. E passiamo al frammento numero 13. Perché dal principio paterno nulla di incompiuto procede? Ciò che procede dall'inizio del tempo è caratterizzato da necessità e intento. L'intento è il fine di necessità che ne caratterizza il moto e ne determina la compiutezza.
Nulla procede in opposizione a necessità. Nulla risponde a necessità senza intento. Il principio è come la fonte. Dalla fonte sgorga l'acqua e l'acqua procede attratta da necessità e risponde alle sollecitazioni di necessità scusate, attraverso lo sviluppo del proprio intento. L'intento dell'acqua è giungere al mare. Rispondendo alle sollecitazioni di necessità, la fonte raggiunge l'intento attraverso l'articolazione delle proprie intenzioni, aggirare gli ostacoli che le impediscono di fondersi con intento. Nulla è incompiuto, in quanto tutto contiene necessità e tutto si muove attraverso l'intento. Necessità è la qualità di ogni forma rappresentata che ci circonda e intento è il fine del loro movimento. Nel giungere ad intento, la forma spinta da necessità si trasforma, ma la sua compiutezza sta nella spinta intima che manifesta nell'esistente, non nella forma e negli adattamenti che mette in essere per affrontare il proprio esistente. La compiutezza di quanto esiste sta nell'intento. L'intento è il procedere all'interno delle trasformazioni e quanto procede all'interno delle trasformazioni è compiuto. La compiutezza di quanto procede dal principio paterno non è la finitezza di quanto procede, ma nel suo procedere. Fin tanto che quanto esiste procede alimentandosi e alimentando l'esistente, è un elemento compiuto perché il suo procedere è alimentato dall'intento che cresce dentro di lui e che si amalgama dialettizzandosi con l'intento delle consapevolezze che ci circondano. È il cammino di sviluppo che determina la compiutezza di quanto procede, non la finitezza dell'oggetto che ne determina semmai la sua rinuncia allo sviluppo di intento. E anche questo è abbastanza complesso, diciamo, come paragrafo. Cos'è la compiutezza? La compiutezza è rispondere alla spinta di necessità. Ogni oggetto è compiuto nella misura in cui riesce a rispondere alla necessità e sviluppare il proprio intento, a trasformarsi. Cioè, nella misura in cui il primo nocciolo di energia vitale si trasforma da inconscio a conscio e mantiene compatta la propria coscienza, continuando una serie di sviluppi, bene, questa è la compiutezza, cioè è un procedere in compiutezza. Mentre invece ciò che non è compiuto, ciò che non procede con compiutezza, quando un oggetto, con una coscienza, non somma la propria volontà alla necessità che l'ha generata, allora in quel momento c'è l'incompiutezza, c'è la rinuncia dell'oggetto, della coscienza, di sviluppare se stessa. In quel momento la fase successiva con la coscienza si dissolve. Per cui tutto ciò è compiuto nella misura in cui tutto segue il proprio cammino. Tutto è libero di adattare la propria soggettività alle variabili oggettive che incontra. Nella misura in cui ostacoli o qualcosa impedisce gli adattamenti soggettivi e impedisce alla coscienza di sommare alla necessità che l'ha generata la volontà e la determinazione di se stessa, in quel momento c'è l'incompiutezza e questo è la distruzione, questo è l'orrore, questo è la fine di un esperimento cominciato. Necessità inizia un esperimento, la coscienza, non essendo in grado di sommare la propria volontà alla necessità che l'ha generata, manda tutto a catafascio. E allora c'è da un'altra parte altre coscienze continueranno. Cioè il fallimento di un oggetto non significa di un oggetto di una coscienza, non significa che tutto è finito. C'è sempre qualche altra fonte di energia vitale che ci prova. E questa è la compiutezza. Per procedere, la compiutezza che procede dal padre avviene solo quando la coscienza riesce a sommare la propria volontà alla necessità. Se volete un esempio molto pratico, gli esseri umani in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra non sommano la loro volontà alla necessità che li ha portati a nascere, per cui quando loro muoiono, quella coscienza si dissolve, perché non hanno proceduto dal padre con compiutezza. Cioè non hanno usato lo spazio che c'è fra nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico per costruire se stessi. Hanno trovato la vita troppo difficile. Hanno trovato troppo difficile affrontare le contraddizioni. Hanno trovato che non riuscivano a capire. E un po' alla volta si sono chiusi su se stessi e sono falliti. E quel fallimento è il fallimento della vita. E là la coscienza non procede più, non procede oltre. Per cui
in questo caso c'è una incompiutezza che non è è proceduta da necessità, ma la coscienza non è stata in grado di sommare la propria volontà per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di condizioni, per tutta una serie di costrizioni. Ed ecco che dal principio paterno, cioè da necessità e intento, nulla procede di incompiuto, ma è la coscienza di sé che non riesce per condizioni varie a sommare la propria volontà, per cui è incompiuta, più o meno come le uova di Storione. Le uova di Storione o le uova di Zanzara sono dentro lo stagno, sono nell'acqua. Non tutte diventano storioni o zanzare, ci sono degli animali che se le mangiano, esistono delle condizioni che distruggono le loro trasformazioni. Bene, queste uova che avevano in sé sia necessità che l'intento, cioè necessità che le ha generate e l'intento di trasformarsi in coscienza, di trasformarsi in zanzare, di trasformarsi in storione, non ce la fanno, trovano delle condizioni per cui vengono distrutte. E questo è qualcosa di incompiuto che procede. Naturalmente questa compiutezza è un prezzo che si paga all'essere natura, cioè ogni specie ha paga un prezzo per esistere all'interno dell'essere natura, perché il centro dell'esistenza degli esseri della natura è la coscienza di sé natura. E passiamo a un altro frammento. Il padre non suscita paura, infonde persuasione. Rispondere alle sollecitazioni di necessità non suscita paura. L'immenso di intento che ci circonda non suscita paura. Sono gli impavidi, coloro che hanno rinunciato a costruire il Dio che cresce dentro di loro. Sono terrorizzati dalla spinta di necessità e temono di trovarsi smarriti nell'infinito di intento. Il padre non suscita paura, ma infonde persuasione. Il padre non suscita paura, in quanto la coscienza di sé padre non esiste, ma esiste la sostanza del padre che manca della coscienza di se stessa. La paura può essere infusa soltanto da una coscienza di sé che opera fuori dal nostro conosciuto, con fini e scopi a noi estranei, pertanto estranei anche a quelli del padre. Ma la coscienza di sé padre non esiste. Dal padre procede la sostanza, le tensioni della germinazione, non il proprio essere fatto. Dal padre procede la formazione dell'esistente e la spinta affinché l'esistente costruisca la propria coscienza di sé. Dal padre procede dunque la persuasione, ma non la paura. La paura è del pavido che rinuncia a costruire la propria coscienza e che giustifica la propria rinuncia confidando in una fantasticheria che lo accompagna alla dissoluzione. C'è sempre un Dio padrone da qualche parte. Ma il padre infonde persuasione per continuare a percorrere il proprio cammino di eternità. La persuasione è effetto di necessità e intento a cui si somma la volontà soggettiva dell'individuo che si fa fatto per proiettare la propria coscienza di sé nell'infinito dei mutamenti. La persuasione non è convincimento, ma è il seguito delle tensioni che tendono a spingere la coscienza di sé nell'infinito dei mutamenti. Non è convincimento del nous, ma è adattamento del nous alle forze che all'interno dell'individuo tendono a crescere. È l'adesione del fare del soggetto alle tensioni che, generate dal padre, tendono a costruirlo come padre nell'esistente stesso. Coscienza di sé che è figlio del padre, è padre del padre che, germinando, sta venendo a nuova luce, a nuova coscienza di sé. Cosa significa quest'ultimo passo che è importantissimo? La coscienza di sé, la coscienza di ogni coscienza che esiste, di ogni soggetto, di ogni individuo, di ogni pianeta, di ogni pianta, di ogni animale, di ogni virus, è figlia del padre, perché ha la sostanza in quanto all'energia vitale inconscia ed è spinta da necessità e intento a espandersi, no? Ma è padre del padre, perché questo? Perché il fine della coscienza di sé è quello di costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Ma nell'infinito dei mutamenti c'è terminius, cioè c'è il termine, e il termine è la costruzione della coscienza universale. Allora, ogni coscienza di sé in questo momento è figlia del padre, cioè di necessità e di intento, e ha la stessa sostanza di cui necessità e intento sono le qualità. Ma è padre del padre, perché germinando la sua coscienza va a costruire la coscienza di sé del padre, cioè quella coscienza di sé universale, la coscienza universo, che è l'assoluto, che è il terminus, che è il punto di arrivo di ogni trasformazione. Per cui
il padre, necessità e intento non suscitano paura. Paura è suscitata soltanto quando non si segue necessità e intento, quando non si somma la propria volontà a necessità e intento. In quel momento c'è la paura. La paura subentra quando si distruggono i nostri percorsi di trasformazioni e di dilatazione. E la distruzione, per quanto riguarda gli esseri umani, avviene sempre dall'esterno all'interno. È sempre qualcuno che mette in ginocchio bambini, è sempre qualcuno che impedisce a un sistema sociale di dilatarsi, c'è sempre qualcuno che impedisce livelli di sviluppo, sempre questo. E passiamo all'ultimo frammento di oggi, che è il frammento numero 15. Voi che non sapete che ogni Dio partecipa all'eccellenza, infelici, digiunate. Che cos'è l'eccellenza? È la coscienza di sé dell'universo nel suo insieme, è l'assoluto, è il fine, è terminius, è la fine delle trasformazioni. L'eccellenza non è in questo momento. Allora che cosa significa partecipare all'eccellenza se l'eccellente in questo momento non esiste? Significa essere partecipi del moto dell'universo che va verso l'eccellente. Significa essere parte della costruzione dell'eccellente, essere parte della costruzione della coscienza universale. In questo senso, essere Dio significa essere nel moto che porta all'eccellenza. Significa essere partecipi all'eccellenza, significa essere legati a tutti gli dèi che partecipano allo stesso moto. Gli infelici sono coloro che non partecipano al moto, avendo preso direzioni autodistruttive. Essi non sono dei, ma tendono alla loro dissoluzione partecipando al danneggiamento di quanti seguono quel moto facendosi dei. Voi siete partecipi della distruzione degli dei in quanto avete distrutto la vostra possibilità di farvi Dio. Questa è l'essenza della vostra infelicità. Potete fare ancora una cosa per salvare la vostra esistenza. Digiunate. Che cosa significa digiunare? Significa compattare se stessi. Significa togliere la fissità che si ha sulle cose quotidiane e spaziare con lo sguardo nell'astratto per riuscire a percepire le forze della costruzione, necessità e intento per prime, che spingono dentro di noi per persuaderci a seguire l'infinito dei mutamenti, a costruire noi stessi. Digiunare significa staccarsi dalla materialità descrittiva del mondo per seguire gli impulsi che dentro di noi spingono nell'infinito. Infelici quegli esseri che hanno rinunciato ad essere dei e attendono soltanto il loro fine distruggendo l'esistente. Non partecipano alla costruzione dell'eccellente, ma rosi dalla disperazione distruggono quanti agiscono ed operano per diventarvi parte. A costoro, se non è troppo tardi, non resta che il digiuno del mondo e ascoltare quanto di vivo hanno ancora dentro di loro. E questo è quello che noi stiamo tentando di fare dai microfoni di questa radio, e cioè richiamare quanto di vivo è dentro gli esseri umani. E questo è importante. Noi sappiamo che stiamo vivendo in un sistema sociale cristiano. Noi sappiamo benissimo che il cristianesimo distrugge il divenire e le trasformazioni degli esseri umani. Noi sappiamo benissimo che siamo circondati da una percentuale altissima di morti che camminano, che sono morti ma ancora non se ne sono accorti. Questo noi lo sappiamo benissimo, perché questo è il risultato del cristianesimo e del cattolicesimo. Questo è il risultato di aver lasciato che i bambini fossero battezzati e fossero gestiti dalle scuole del catechismo, fossero messi in ginocchio con assoluta leggerezza. Bene, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ma noi cerchiamo di richiamare quanto è di vivo dentro l'essere umano. Cerchiamo di suonare la tromba affinché quello che è ancora vivo dentro l'essere umano possa svilupparsi, possa crescere, possa dilatarsi, possa ritrovare se stesso, possa richiamare l'essere umano a dilatarsi nel mondo, a diventare parte del mondo, a svegliare il Dio che dentro di lui sta crescendo. Bene, io ho finito gli oracoli caldaici per oggi. Siamo passati dall'oracolo 11, abbiamo fatto l'oracolo 15, per cui la prossima volta continueremo sempre con gli oracoli caldaici e andremo avanti ancora. Perché andremo avanti?
Perché gli oracoli caldaici furono l'ultima grande sfida di uno stregone? Cioè, c'è sempre un'ultima sfida in realtà. In tutte le cose troviamo l'ultima sfida. La stessa stregoneria che va dall'800 al 1789 che vi ho detto, era sempre l'ultima sfida. C'è sempre... Scusate un attimo, perfetto. Ok. È sempre l'ultima sfida, siamo sempre all'ultima sfida. Nel senso che ogni stregone, ogni apprendista stregone e ogni pagano vive come se lui fosse l'ultimo pagano, l'ultimo apprendista stregone o l'ultimo stregone, come se tutto il mondo fosse concentrato su di lui. Qualche volta è anche vero, però si lavora sempre come se fosse l'ultima sfida, come se fossimo assolutamente indispensabili. Noi sappiamo che non siamo indispensabili, sappiamo benissimo che si può tranquillamente mollare qua quello che stiamo facendo, che tanto ricrescerà e germinerà da altre parti. Però questo non significa rendere le altre parti più facile il loro germogliare. Se io tengo duro qua e continuo il mio lavoro, facilito la germinazione del pensiero e della libertà anche da altre parti. Per cui io devo sempre lavorare come se questa fosse l'ultima sfida, cioè come se tutto il mondo dipendesse da me e da quello che faccio. So benissimo che non è vero questo, ho perfettamente chiaro come questo sia assolutamente superfluo, però io agisco come se questa fosse l'essenza stessa del mio fare, come se il mio agire sia così importante, ma così importante che non posso farne a meno. E questo è l'agire di ogni pagano e questo è l'agire di ogni apprendista stregone. Agire sempre come se la cosa che si sta facendo fosse la cosa assoluta, la cosa più importante senza la quale l'umanità non può continuare. Bene, chiusi qui gli oracoli caldaici, rimesse le linee telefoniche. Vi ricordo che i numeri di telefono di Radio Gamma sono 049 700 700 e 049 700 838. Boh, dito questo, ricordandovi che se volete telefonarmi bene, altrimenti meglio, cioè nel senso che non ho nessun problema, cioè, la radio apre le linee per il dibattito con le persone. Claudio apprezza limitatamente il dibattito con le persone, non che Claudio disprezzi le persone, anzi, le valuta talmente tanto di dire che è inutile che mi telefonate se non mi chiedete cose precise o se non avete qualcosa di importante vostro da dire a me e agli altri, altrimenti sprecate il gettone telefonico o il telefono. Però io intanto vado avanti. E con cosa vado avanti? Vado avanti con una bellissima, bellissima rassegna stampa. Andiamo avanti con una rassegna stampa. E nella rassegna stampa di oggi cosa ci troviamo? Ci troviamo un bel po' di cosette veramente. Innanzitutto sapete che vi hanno cambiato il Padre Nostro, forse i cristiani lo sanno che gli hanno cambiato. Sei pronto? Vabbè. Lo siamo un po' in linea, cosa dite? Allora, gli hanno cambiato il Padre Nostro, pensate un po', una volta dicevano alcune cose, adesso hanno aggiunto e non indurci in tentazione ma liberaci dal male, tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli e dei secoli, pensa. Cioè c'è ancora il sottolineare il fatto di far parte di un reame e di essere posseduti da qualcun altro. Il senso stesso del cristianesimo è l'appartenenza a qualcuno, è la dipendenza delle persone da qualcuno o da qualcosa. Per cui è importante la forma di come si appartiene, di come non si appartiene. Per esempio la parola anche, no? E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. So, questa magari la chiedono a Giordano, no, a Cardinale Giordano, che lei sia perfetta. Ma è importantissimo questo perché si ottiene attraverso la recitazione ossessiva la sottomissione della persona. La sottomissione della persona che entra a livello emozionale, entra a livello intimo,
Poi quando la persona dice no, ma io li frego perché a lui gli faccio dell'usura, gli metto gli interessi al 300%, è la persona che è furba rispetto a se stessa. Per cui prima c'è una distruzione emozionale per cui la persona viene e si sottomette, no? Dopodiché c'è la furbizia rispetto alla distruzione emozionale che si è conseguita. Cosa comporta questo? Che se invece di mettere l'usura al 300% uno fa un assassino, cioè un povero disgraziato fa un assassino, bene, questo avrà rimorsi di coscienza per tutta la vita. Cioè la distruzione della struttura emozionale che è arrivata precedentemente con la recitazione ossessiva delle parole significa che se tu fai qualcosa contro quella struttura che ti ha inserito la ripetizione ossessiva di Padre Nostro, di Ave Maria, delle varie preghiere, bene, tu hai rimorsi per tutta la vita. Cioè la sottomissione non è semplicemente una sottomissione coi ferri che ti portano con le catene a lavorare, ma è una sottomissione intima, è una sottomissione emozionale, è la distruzione della struttura energetica e psicologica dell'individuo. Per cui se lo stanno studiando, il padre, si stanno studiando la recitazione di queste preghiere, no? Poi se ci pensate qualcosa, siccome questa recitazione secondo loro, cioè secondo la Chiesa Cattolica, gliel'ha dettata Dio, beh, trovatevi un po' questo. La Chiesa Cattolica e le varie chiese riunite attorno a un tavolo vanno a modificare ciò che Dio gli ha dato, cioè arrivano a correggere Dio. Cioè, pensateci un po' su questo. A me fa ridere perché chiaramente Dio non esiste, ma provate a meditare questo, cioè delle persone attorno a un tavolo stanno correggendo quello che loro indicano come il creatore dell'universo. Per cui fa veramente ridere. Però siccome la comicità appartiene al cattolicesimo, prendiamoci anche questa, no? E passiamo a un'altra notizia invece, una notizia che prendiamo dal Gazzettino del 16 aprile 1999, no? 16 aprile 1999, cosa c'è scritto questo? La lunga scia di massacri che ha insanguinato il Ruanda ora porta a un arresto eccellente. Le autorità ruandesi hanno infatti arrestato Monsignor Augustin Misago, vescovo di Gigongoro. È sospettato di essere coinvolto nel genocidio del 1994. Ve lo ricordate il genocidio del 1994 fra il Ruanda e il Burundi, fra Hutu e Tutsi? Vi ricordate decine di migliaia di cadaveri che galleggiavano sul lago Vittoria, le teste spaccate, i ragazzini a colpi di macete? Ve lo ricordate? E vi ricordate che già avevamo detto qualche anno fa che preti e suore avevano partecipato a questi massacri in forma attiva? Lo ricordate che l'avevamo detto? Bene. La notizia dell'arresto di Misago è stata data dall'agenzia missionaria Misna e ha subito provocato, assieme allo sbigottimento, c'erano un 40-50, credo, preti assassini che vengono tenuti nascosti in Italia, fra le altre cose. Questa notizia è un Corriere della Sera abbastanza vecchio, ma si può sempre far saltare fuori. E ha subito provocato, assieme allo sbigottimento, le vibrate proteste della Santa Sede. Cioè, la Santa Sede ha fatto massacrare migliaia e migliaia e migliaia di individui, è responsabile di massacri e di genocidi, e lei protesta perché gli hanno arrestato un macellaio. Dopodiché è peggio di prima, no? Cioè, sfioriamo il comico ancora peggio di prima. Poi vi spiegherò un'altra volta perché i campi di sterminio nazisti erano cattolici, no? La Misna ha detto che il vescovo è stato arrestato mercoledì, in particolare Misago, in particolare, è accusato per la sparizione di 30 ragazze che avevano chiesto la sua protezione all'epoca dei massacri degli estremisti Hutu contro i Tutsi e gli Hutu moderati, tutti fatti avvenuti nel 1994. Allora, queste 30 ragazze hanno chiesto la protezione del vescovo, ho detto forse qua gli altri stiamo sicure,
solo che si sono dimenticate queste 30 ragazze che quello è un prete cattolico, cioè quello è un vescovo cattolico. I vescovi cattolici sono dei macellai, proprio per scelta, proprio per obbedire al loro Dio, ad immagine e somiglianza del loro Dio, ad imitazione di Cristo. Loro adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui loro si ritengono autorizzati a macellare. Punto e basta. È più facile che venga cacciato via dalla Chiesa cattolica uno che mette in discussione la verginità della Madonna che non uno che stupra bambini. Vi ricordate voi tira in Austria? State attenti ai mass media. I mass media rivelano quello che noi facciamo. No, dice, tu hai stuprato bambini, vedi andare fuori dalla Chiesa cattolica, non sei dentro della Chiesa cattolica. No, state attenti ai mass media. Per cui ricordatevi bene questo. E c'è un articolo sulla Padania del 97 che ho usato per fatalità, era anche molto completo quell'articolo, cioè era molto ricco di dati immediati a proposito delle violenze sessuali perpetrate dai chierici, dai gesuiti, dai frati rispetto ai ragazzini nei vari collegi che avevano, in cui fra le altre cose, una compagnia di assicurazione che assicurava i ragazzini di questi istituti contro problemi di violenza sessuale perpetrati, non so, dagli istruttori, preti, non so se vi rendete conto, cioè un istituto fa un'assicurazione contro eventuali abusi sessuali dei preti rispetto ai bambini. Già questo è roba veramente da andare fuori di testa, però vabbè. Compagnia di assicurazione ha chiamato in causa, no, in contemporanea, i genitori delle ragazze lasciate in affidamento in collegio perché non si sono preoccupati di garantirne la sicurezza. Cioè, facciamo capire un attimo il ragionamento. I genitori sono chiamati in causa come copartecipi al danno dello stupro rispetto a bambini e bambine perpetrati da preti cattolici all'interno di un istituto perché non sarebbero stati attenti sufficienti al fatto del pericolo che i loro figli andavano incontro. Questo si per un cattolico fa impallidire, cioè è assurdo, cioè è talmente assurda la cosa che fa impallidire. Ma in effetti questi genitori dovevano sapere che davano i loro figli a dei preti cattolici, cioè dovevano sapere che i preti cattolici erano stupratori. Per cui perché si sono nascosti la testa sotto la sabbia per non vedere in faccia la realtà? Questo è il senso dell'operazione che hanno fatto le assicurazioni, che assicuravano l'istituto contro eventuali abusi sessuali subiti dai ragazzini da parte dei preti cattolici dell'istituto. Dopodiché, se volete, ho anche ora i ritagli di giornali, anche perché quei ritagli li ho usati per completare il volantone contro lo stupro e la pederastia che vi ho letto l'altra volta. Ed è della Padania del 97, questo articolo. Andiamo avanti sempre con il nostro amico macellaio, no? Cioè le 30 ragazze in pratica dovevano sapere che questo è un cattolico, cioè dovevano sapere che è un assassino. Le autorità ruandesi avevano preannunciato provvedimenti nei confronti del vescovo, attenzione, le autorità non lo hanno arrestato. Sì, pronto? 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 Sì? Sono Ioani. Dimmi. Non ti pare passare certi limiti, di esagerare con quel che dovevi dicendo? Io penso che i limiti li superano quelli che fanno queste cose. Questa è la mia opinione. Sicuramente, e tu Giovanni sei d'accordo con quelli che fanno queste cose, e secondo te denunciare queste cose sono dei limiti. Ma purtroppo le cose stanno diversamente. È la vigliaccheria dei cattolici che non denunciano queste cose. È la vigliaccheria dei cattolici che parlano di un Dio buono mentre mettono in ginocchio i loro figli davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. L'immagine del Dio buono è un'immagine dei neoplatonici, è un'immagine di Porfirio, è un'immagine di Plotino, è un'immagine di quell'ipazia che i cattolici hanno scorticata viva.
con le conchiglie, tanto per divertirsi. Loro, purtroppo, questi ultimi pagani avevano l'idea di un assoluto buono, purtroppo per loro, anche se le cose non stavano così. Ma i cattolici erano solo il macellaio di Sodoma e Gomorra. Si identificano solo in un Dio assassino. E infatti tutta la storia dei cattolici è una storia di assassini. E ve ne dirò ancora di più. Dei cristiani... Sì, pronto? E i cristiani... siamo alle solite provocazioni, no? I cristiani hanno avuto 1,5 milioni, credo, i calcoli così, di morti di armeni. Cioè, quando i turchi hanno inteso... Sì, pronto? Quando i turchi hanno massacrato gli armeni, hanno ammazzato circa 1,5 milioni. Gli armeni erano di religione cristiana, no? E li hanno massacrati i preti, chiaramente, li hanno massacrato tutti i punti di riferimento. Bene, i cattolici hanno il coraggio spudorato, vile, di andare a piantare croci attorno al campo di Auschwitz per 100 morti cristiani e si sono dimenticati di 1,5 milioni di morti, gente macellata, massacrata. Perché? Perché non gli rende. Sì, pronto. Ma sai che sei un bello stronzo? Abbiamo un bellissimo stronzo, che è il solito Luigi da Treviso, il quale, siccome lui è un amico degli stupratori, e lui gli scoccia che le cose vengano denunciate, e lui chiede le prove. Lui se le va a mettere dove che va bene le prove. Perché le prove se le va a cercare sul giornale La Padania. E lavora. Invece di spaccare il cazzo a chi sta cercando di costruire la vita, chi sta affrontando la costruzione della vita, va a rompere le scatole quel miserabile di Wojtyla che, anziché cacciare dalla Chiesa Cattolica chi stupra, se dopo le condanne definitive vengono allontanate, eccetera, solo che il Vescovo di Vienna è stato mandato in monastero, non è stato cacciato dalla Chiesa Cattolica, no? Sì, pronto, ma sai che sei un bel stronzo? È sempre il nostro amico Luigi di Treviso, signori miei, Luigi di Treviso è un scassavalle in questa radio, perché? Perché lui è un complice di stupratori, ma non è un complice perché lui va a stuprare, perché non ho chiaramente le prove che lui va a stuprare, è un complice morale, è un complice della stessa banda, cioè, siccome per il reato di partecipazione morale dice questo, ogni persona che partecipa alla stessa banda è responsabile di tutti i delitti commessi da quella banda, a meno che non si dissoci. Benissimo, Luigi di Treviso è responsabile di tutti quei delitti. Sì? Andiamo avanti ancora. Il Vaticano ha chiesto immediatamente garanzie legali per il vescovo Gicon Goro. Il portavoce della Santa Sede, Joaquín Navarro, Valls, con una dichiarazione ha espresso la speranza che l'innocenza di Monsignor Misago venga rapidamente provata. Gli hanno detto, il governo gli ha detto al Vaticano, o provvedete voi o siamo costretti a provvedere noi, immagine e somiglianza del Dio padrone dell'universo, noi siamo imputabili. Ma anche il macellaio di Sodoma e Gomorra è imputabile. La Costituzione della Repubblica Italiana è al di sopra di ogni personalità, qualunque essa sia. Pronto? È sopra qualsiasi, per cui ogni soggetto giuridico è sottoposto alla legge. Tutti! Ogni cosa è sottoposta alla legge. Esaltare il macellaio di Sodoma e Gomorra è reato di apologia di strage. Che poi il concordato dica ai cattolici, voi potete farlo finché è fede, però non deve essere trasferito nel sistema sociale. Pronto? Perché viene trasferito nel sistema sociale, per esempio, quando questo vescovo, Misago, partecipa a stragi, partecipa a massacri. Perché lo trasferisce? Poi dice, io sono immagine del Dio padrone. Cioè, io sono immagine di quello che ha macellato a Sodoma e Gomorra e io a sua somiglianza faccio queste cose. Questa è la Chiesa Cattolica, per cui voi dovete sapere con chi avete a che fare, no? Sì? Ciao Giampaolo. Tu capisci
che le cellule nervose sono irrecuperabili e non si possono rifare. Quando i circuiti sono fusi, cervelli fusi, non li puoi recuperare, Claudio. Quindi per me io andrei avanti tranquillamente. Io ti ascolto molto volentieri, penso ce ne siano anche altri che ti ascoltano. Ma guarda che gli ho detto di non telefonare agli altri. Vada alla tua salute comunque. Ecco, ti ringrazio. Ciao, ciao, Giappa, ciao, ciao. Pronto? Andiamo un pochetto avanti, no? Oh, cosa abbiamo qui? Simpson pedofili allarme su internet. Porca miseria, ci sono le immagini di cartoni animati di pedofilia. Chi è che ha denunciato questo? È sabato scorso Don Fortunato e i ragazzi che lavorano per il telefono arcobaleno. Attenzione. Questo Don Fortunato gioca moltissimo a tirare trappole. Tira trappole alle persone, spacciandosi per una bambina in cerca di forti emozioni, e dopodiché si lamenta. Pronto? C'è chi parla? Ciao Francesco. Dimmi. Ciao Claudio. Oltretutto il sacerdote delle chiese cristiane, soprattutto il cattolico, si professano sacerdotes in eternum, quindi per loro devono rivolgersi solo a Dio, solo Dio è responsabile, nessuno deve giudicarli, capisci? Sì. E questo è veramente un fatto anomalo e tremendo, trattandosi di una religione di Stato. E non è religione di Stato, Giuseppe? No, Francesco sono io. Ah, scusa Francesco, scusami. Non è religione di Stato, Sì, ma viene imposta col primo battesimo, no, quando si dovrebbe battezzare gli uomini di una certa età, secondo San Giovanni Battista, eccetera. Questo erano tutti uomini maturi quelli che li battezzavano, erano bambini. Questo è vero. Ecco, anche lì è un errore che fa la Chiesa Cattolica. Ma scusa, termino dicendo che sbagli però a implicare in questo Gesù Cristo, fanno addirittura il delinquente di Sodoma e Gomorra, perché delinquenti sono gli uomini, ma non Dio. Cioè, ma guarda che il massacro di Sodoma e Gomorra, secondo la Bibbia, lo ha fatto lui, non gli uomini. No, non c'entra, parlava di Dio Padre, non di Gesù. Se è per quello, ma comunque non diamo nessuna sfumature. Ma guarda che quello di la pederastia di Gesù, quando io affermo la pederastia di Gesù, è determinata da un episodio, a parte tutti gli episodi di sottomissione, ma c'è un episodio preciso, se te lo do per radio, te lo vai a cercare sulla Bibbia. No, Claudio, dimmi. Permettimi una cosa e poi metto giù. Sì. A proposito della pedofilia, Gesù ha detto, meglio sarebbe che si applicasse la macchina al collo e li si gettasse nel mare. Oh, e ha detto addirittura, meglio non fossero mai nati quei gente. È l'unico punto evangelico in cui Gesù ha perso le staffe, così buono non ha mai perso le staffe. C'è un piccolo errore, attenzione, adesso ti spiego per radio però, ci sono soldi, ok? Ciao. E dopo magari mi ritelefoni. Allora, l'episodio in se stesso, Gesù dice... Chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, meglio che si legasse la macina più o meno. Adesso vado un po' a memoria. Ma chi scandalizza uno di questi piccoli che credono in me? Lo scandalo sta nell'impedire o nell'evitare o nel fare in modo che questi non credano in lui. Questo è lo scandalo. Lo scandalo è andare dai bambini e dirgli guarda che tu poni la tua fiducia in un povero deficiente. Sono le persone che ascoltano, che interpretano che sia contro la pederastia. Invece non è vero. Questa è la porcheria dell'interpretazione. Quando una persona dice una cosa, un altro la interpreta a modo suo. E se tu ti prendi il Vangelo di Marco, l'episodio dell'arresto di Gesù, no? All'orto dei Getsemani, alla fine tu c'hai il ragazzino che scappa via nudo, coperto da lenzuolo, e che ci stava facendo là con Gesù? E che ci stava facendo là con Gesù?
tu ti pigli l'arresto di Gesù nell'orto di Getsemani di Marco e tu mi spieghi cosa ci faceva il ragazzino nudo là con Gesù. Dopodiché ogni interpretazione la lascia a chiunque. Io dico che siccome Gesù non è mai esistito, era Marco che era porco e ci sono tutta una serie di episodi che stanno un pochino a indicare alcune cosette che non quadravano. Però ogni prete ha il diritto di imitare Gesù, cioè di andare nell'orto col bambino nudo, perché lui deve rispondere solo a Dio. Attenzione ragazzi qua, eh. Sì, pronto? Sì? È sempre Francesco da Vicenza. Bene. E l'interpretazione del giovinetto nudo, no? Che tu hai dato è errata, perché semmai è l'innocenza dell'adolescente, sì, che viene messa, davvero? Veniva messa in crisi dai sacerdoti anche di allora. Sì. Soprattutto quelli che partecipavano alle grandi sedute del Sinedrio. Ma tu lo interpreti, in questo modo? Io no, sai. Io sì, lo interpreto. Io no, invece. Ma comunque, secondo me non c'è una controversia di natura. Ragazzi, beata l'innocenza, siccome i preti fanno gli stupratori, è chiaro che hanno imitato il loro profeta. Praticamente Gesù Cristo era un giovinetto nudo. Era quel giovinetto nudo. Che ci faceva scappare là, in quella situazione? Io... Perché scappava perché per paura dei soldati, sì, vabbè. Dei cinesi, eccetera. Senti, io ti lascio la tua interpretazione, va bene? Ciao. Ciao. No. Io lascio a tutti la loro interpretazione. Ognuno può interpretarla come vogliono. Cioè, i cattolici danno l'interpretazione secondo cui il giovinetto che scappava nudo era proprio l'apostolo Marco, che lui era, seguiva da giovane. Questa è l'interpretazione che danno i cattolici. Pronto? Questa è l'interpretazione che ne danno i cattolici. Ma il fatto stesso che i preti hanno stuprato le persone, le mettono in ginocchio, le sottomettono, le battezzano, le costringono a pregare, è tutto un corollario di azioni della sottomissione, di cui lo stupro fisico non è altro che una goccia che in fondo non è neanche tanto importante. Sì, pronto? Ti diverti? È soltanto una goccia all'interno del mare, perché il vero stupro è nei confronti della vita e distrugge la possibilità dell'individuo di espandersi e costringe l'individuo a pregare, a rinunciare alle proprie determinazioni. Questo è lo stupro della persona. Dopodiché lo stupro fisico è una stupidaggine, nel senso che la stupidaggine è irrilevante rispetto all'insieme della vita, alla grandiosità della vita. Sei pronto? Ancora. Perfetto. Oh, tenio conto, perché questa mi sta portando su le telefonate a UFA. Va bene. Allora, sto personaggio qua, diciamo sto Don Fortunato, si spaccia per ragazzina disponibile e va a cercare far trappole ai cosiddetti pedofili o ai pedofili. Questo è illegale. Questo è illegale. Cioè non è il prete che è padrone, che fa quello che vuole. Fare questo è illegale. Dopodiché la Polizia di Stato deve intervenire ogni volta che trova delle situazioni anomale, ogni volta che trova dei sospetti, e può preparare delle trappole. La Polizia può preparare delle trappole, ma la Polizia prepara delle trappole, non il prete. Qui siamo ancora uno che si identifica con l'essere padrone delle persone e poter fare quello che vuole. Naturalmente non farà mai pulizia all'interno della Chiesa Cattolica, no? Oh, bene. Cosa abbiamo qui? Le teppiste della mezzanotte. Birra e sesso in nome di Satana.